Conosce questa sera l'ingegnere Andrea Bertani, che è consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle. Sì. Benvenuto. Buonasera, grazie. Gran piacere averla con noi. Posso disvelare che lei mi ha confidato, mentre ci microfonavano, che ha una cinquantina d'anni. Sì, ne ho quasi 51, manca un po' di più. Io gliene anni. Davo meno, guarda. Grazie. La brutta notizia è che io non me ne intendo tanto, no? Questa è la verità. Va bene. Però lei dimostra senz'altro meno. Consigliere, senta, noi con lei, se sono consigliere, facciamo due chiacchiere, la politica, un po' a che situazione si vota per le regionali, parliamo del Movimento 5 Stelle, abbiamo delle immagini, però siccome è la prima volta che viene a trovarci, becca la domanda invasiva di rito. Allora, lei da che tipo di famiglia viene, cosa facevano i suoi genitori e dove? Allora, io vengo da Gambettola, adesso vivo a Longiano, però diciamo la zona è quella, i miei genitori, mia mamma lavorava in comune, mio babbo nella quella che si chiamava la Saub, l'USL, diciamo, certo. L'impiegato comunque anche lui nel mondo del pubblico, diciamo. Certo, anche era dal punto di vista sociologico, anche immagino l'età dei suoi genitori, quell'età in cui, come posso dire, il lavoro nel pubblico era il lavoro, come posso dire, che dava conforto, che dava sicurezza. Mio sì. Padre faceva un mestiere analogo, quindi lo sappiamo. Senta, consigliere, mentre lei, posso disvelare questo particolare perché mi fa piacere, lei ha quattro figli, cioè, sì. Cioè sua moglie ha quattro figli, no? E lei dà danno in casa mentre sua moglie fa crescere questi quattro figli, uno dei quattro è in affido, sì, vero? Esatto, sì. È stata una scelta di che tipo? Intanto quanti anni hanno questi ragazzi? Allora, diciamo 21, 20 e 18. E 18. E il più piccolo 9 anni. È stata una bella scelta questa dell'affido. Sì, diciamo, è una cosa che io e mia moglie conosciamo fin da giovani, perché io ho fatto anche il servizio civile all'interno della Papa Giovanni XXIII, quella di Rimini, di Don Oreste Benzi, quindi conosco le case famiglia, eccetera. Quindi l'affido è una cosa... Scusi, con Stefano sì. Vitali, allora, che è stato uno dei suoi esatto, leader. Esatto, esatto. Marco sono Panzetti. Durante il servizio civile, certo, forse sì. Se lo ricorda anche lui, ma sono passato anche qualche volta a casa di Stefano Vitali. Sì, sì, Stefano Vitali, un amico personale, ma un grande personaggio. Certo. Che gira il mondo a fare del bene con la Papa Giovanni. Senta, come si chiama sua moglie di nome? Si chiama Claudia. Claudia, abbia pazienza, adesso glielo sistemo un po' io questo qui. Adesso stia tranquillo. Vediamo qualche immagine che disponiamo. Lo sta combinando, sì. Qui Andrea? Qui sto prendendo confidenza con i microfoni della regione, perché per noi che siamo entrati, diciamo, in politica da cittadini, prendere confidenza con le aule della regione, col dialogo pubblico, con la discussione, non è stato semplice, insomma, per me anche a fare i primi interventi. Qui già un po' col microfono in mano, un po' più di sicurezza l'avevo presa, insomma. Senta, molti parlamentari sono stati individuati con le parlamentari attraverso, sì, diciamo, l'informatica. I consigli regionali? Anche, nel senso che quando è stato il momento di prepararsi alle elezioni regionali qui in Emilia-Romagna, nel 2014 sono state aperte delle candidature online, quindi ognuno si è proposto. Io lavoravo già in un gruppetto di Neo 5 Stelle, perché nel 2013, dopo le elezioni o durante le elezioni politiche, c'è stato un po' di fermento anche nella nostra zona, nel Rubicone, ci siamo attivati, siamo diventati un bel gruppo, cioè abbiamo fatto delle liste a San Mauro Pascoli, a Gatteo, a Savignano sul Rubicone, e poi c'era bisogno anche di qualcuno che andasse in regione. Io ho detto, ma io intanto mi metto lì, poi vediamo se c'è bisogno, ci vado. Infatti nel mio video di presentazione, perché poi ognuno si presentava, ho detto, io se c'è bisogno sono qua, vedete voi, ho dato un po', ho raccontato quello che facevo, quello che mi piaceva. Sono stato inserito nella rosa, e poi una volta inserito nella rosa siamo stati messi alla votazione di tutti i cittadini. A quel punto ho preso le preferenze e sono entrato per la provincia di Forlì Cesena in regione. Senta, si vota alla fine di maggio per molti comuni in Emilia-Romagna, sì. Nell'ambito della giurisdizione della nostra emittente, i comuni più grandi dove si vota sono Forlì e Cesena. Certo. Allora, guardi, adesso non ho l'abitudine di autocitarmi, però un paio d'anni fa scrissi per Minerva e Bologna un libro che fotografava un po' la situazione politica emiliano-romagnola, si chiamava Potere Romagnolo. Io dissi che già l'elezione del 2016
il Movimento 5 Stelle era il primo partito nel Riminese, il primo partito nel Ravennate, eppure non presentò liste. Una serie di crisi interne, il che non lo scrissi, ma lo dico qui, insomma, individuava anche una difficoltà nel creare una classe dirigente. Oggi siete pronti? Diciamo, io credo che oggi siamo pronti. Il limite o il problema, però anche il positivo del Movimento 5 Stelle, è che si basa sull'iniziativa dei cittadini. Cioè, se c'è un gruppo di persone che si vuole attivare, si vuole dar da fare per il suo paese, allora il Movimento 5 Stelle in qualche modo lo certifica. Cioè dice, tu vuoi fare una lista? Questa lista deve avere poche caratteristiche. Gente che non ha vissuto e non vive di politica, quindi non ha mai fatto più di due mandati. Gente che è incensurata. Gente che si attiene almeno ai cinque punti fondamentali del Movimento 5 Stelle. Ecco, allora, punto... mi scusi, sì, consigliere, questo non credo che sia utile per capire. Anche la mappa. Sì. Credo che sia, tutti i romagnoli sono interessati, perché si vota dappertutto. Prevediamo di vedere molte liste del Movimento 5 Stelle, o come posso dire, o sarà un'iniziativa non capillare quella del vostro movimento? Dove ci sono le possibilità e ci sono delle persone che si sono date da fare, ci presentiamo. Io ad oggi ho notizia che ci presenteremo a Savignano sul Rubicone, a Cesena c'è ancora un momento di stallo perché lì c'è stato un problema di discussione interna, sì, fra alcuni gruppi, certo. A Forlì so che c'è un buon gruppo che si sta preparando, poi andando più verso il Bolognese so a Castel Bolognese. Queste sono, diciamo, un po', poi diciamo so che a Cervia si stanno muovendo. Diciamo che lei prevede che in queste località ci sarà una lista nel momento, esatto. Stelle. Esatto. Senta, voi siete al governo con la Lega, adesso qui non dobbiamo giocare, non giochiamo a fare porta a porta, quindi noi ci occupiamo della nostra regione, no? Però è ovvio che i riflessi di questa alleanza potrebbero sentirsi. Qualche mio amico commentatore sui giornali scrive: è un fenomeno da tenere presente, per esempio, se si arriverà ai ballottaggi. Cioè, lei prevede una possibile, anche non formale, intesa con la Lega nelle elezioni amministrative? Diciamo che noi le intese non le facciamo. Quello che sta succedendo al governo è un contratto di governo al quale ci siamo dovuti in qualche modo adeguare. Volevamo cambiare il paese, volevamo governarlo, la legge elettorale, nonostante i tanti voti che abbiamo preso, non ce l'ha permesso, e a quel punto le scelte erano trovare qualcuno che volesse realizzare con noi parte del nostro programma, ovviamente chiedendo a loro quali parti del loro programma volevano realizzare. L'unico accordo possibile è stato con la Lega, ovviamente ci sono delle differenze non da poco fra il Movimento 5 Stelle e la Lega, però a livello locale non facciamo alleanze, non l'abbiamo mai fatto neanche quando siamo andati ai ballottaggi. Noi quando andiamo al ballottaggio o non andiamo al ballottaggio diciamo sempre sono i cittadini a scegliere. Poi è ovvio che sui temi noi parliamo con tutti e quando c'è un tema sul quale convergiamo ne discutiamo insieme e arriviamo a una soluzione. Consigliere, ho letto che lei si è occupato molto di ludopatia e gioco d'azzardo nel Consiglio regionale. Ci dice un po'? Sì, intanto mi permetto amichevolmente di correggerla. Noi usiamo molto spesso la parola azzardopatia più che ludopatia. Ah, okay. Perché ludopatia, ma non è colpa sua, perché nel gergo normale ormai è entrato questo, ma secondo, certo, me è importante che impariamo, perché ludopatia è la malattia del gioco. Il gioco in sé è una cosa buona. Cos'è pericoloso? È l'azzardo, quindi la chiamiamo azzardopatia, perché in italiano gioco è sia gioco normale che gioco d'azzardo, in inglese c'è play o c'è il gambling invece è proprio l'azzardo, e quindi è bene distinguerli, perché il gioco invece è una cosa positiva. Purtroppo ci hanno fatto passare per tanto tempo, e ce lo stanno facendo ancora passare, che il gioco d'azzardo è un passatempo innocuo. Purtroppo non è vero. Non lo credo. Purtroppo non è vero, perché i dati ci dicono che tanta gente si sta ammalando di azzardo patologico, c'è tanta gente, tante famiglie che si sono rovinate, perché nel tempo si è costruita, si è creata un'offerta troppo pervasiva, quindi abbiamo in tutti gli angoli una macchinetta per giocare o un gratta e vinci, e
per tanto tempo tutti i locali sono sempre aperti, quindi ci si è accorti anche in Regione Emilia Romagna, anche noi, che bisognava fare qualcosa e abbiamo proposto degli strumenti in Regione per cercare di difendere i cittadini. E diciamo così, cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori intanto un progetto di legge che abbiamo presentato noi, perché l'Emilia Romagna in realtà era una delle prime regioni che qualcosa aveva fatto nel 2013. Una prima legge che cercava di incentivare chi non le installava, quindi gli dava un bollino che era slot free e poi faceva già qualche percorso di cura per i primi problemi. Certo. Quando noi siamo entrati in Regione nel 2015 ci siamo accorti che non bastava, quindi abbiamo proposto un progetto di legge un po' articolato, ovviamente le minoranze fanno quello che possono, però c'è un interesse trasversale, quindi alcuni punti importanti poi sono stati recepiti nella legislazione regionale, in particolare le distanze dai luoghi sensibili. Sono stati definiti i luoghi sensibili, si è detto entro 500 metri dai luoghi sensibili si devono allontanare le macchinette, le VLT e le slot. L'altro aspetto è stato quello anche, ad esempio, della Ticket Redemption, che sono quei giochi che troviamo nelle sale giochi dei bambini, dove si vincono tanti ticket, con quelli puoi vincere un premio. Allora, spesso quei giochi lì insegnano fin da piccoli l'azzardo, perché molti di quei giochi lì sono tiro la leva, gira la ruota, se sono fortunati escono tanti biglietti. Se sono fortunato vinco tanti ticket, e imparo un po' alla volta a giocare d'azzardo, quindi anche su questo si è fatto qualcosa. Consigliere, tanto complimenti per questa iniziativa. Vediamo un'immagine. Sì, ma intanto lei lì è molto magro, quindi lei ha tutta la mia invidia. Cosa combina con quella bicicletta? Allora, questo è un bel ricordo. Qui, allora, noi intanto come Movimento 5 Stelle ormai è tradizione, ci troviamo una volta l'anno a fare Italia 5 Stelle, che è un momento in cui i consiglieri regionali, comunali, parlamentari e tutti i cittadini si trovano insieme a raccontare le esperienze, a raccogliere stimoli, eccetera. Qui direi che eravamo ad Imola e una novantina di chilometri da casa mia per dimostrare che le piste ciclabili sono importanti. Ho fatto vedere che per muoversi da Longiano fino a Imola non era così semplice, perché lungo la via Emilia non ci sono tante piste ciclabili, chi vuole andare da casa al lavoro sono non ha tante opzioni. Sono molto curioso, davvero, perché utilizzo molto la bici, anch'io per piccoli, cioè le mie massime performance sono, sto pensando, pianura, tutta pianura, certo. Ma parliamo di spostarmi, insomma, io abito a Meldola, sa dov'è, no? Sì. Arrivare a San Pietro in vincoli e vedere una partita di calcio la domenica, ecco, insomma, quindi insomma, tutto lì, ecco, insomma, non voglio spacciarmi. Sono curioso di sapere dove è passato lei, da Gambettola per andare fino a che percorso ha fatto? Ho fatto essenzialmente la via Emilia, intanto l'altra cosa, anch'io non sono un grande ciclista, la bicicletta è una bicicletta elettrica, poi dopo magari le spiego perché. Scusi, ma allora lei scusi qui. Poi le spiego perché. Ingegnere, lei qui utilizza la tecnologia, cioè io parlavo di gambe, no? Le gambe ci sono volute perché la batteria poi non era. Sì. Comunque diciamo, ho fatto essenzialmente la via Emilia, quindi sono sceso da Longiano sulla via Emilia, fino a Cesena c'è poco e niente, quindi si fanno strade di campagna, poco prima di Cesena comincia una pista ciclabile, quindi qualcosa c'è, dopo Cesena c'era poca roba, verso Forlì, adesso fra Forlì in Popoli e Forlì qualcosa c'era, quindi tratti di pista ciclabile dove brave amministrazioni, diciamo, intelligenti l'hanno fatto, altre strade di campagna parallele alle vie Emilia. Tanto che c'è un'associazione che si chiama Voglio la ciclabile della via Emilia, perché un gruppo di persone, penso sia qui di Forlì, ha organizzato un viaggio. No, e hanno ragione, infatti abbiamo utilizzato anche questa immagine per dire ce n'è un bisogno che mai. Cioè, noi se non facciamo strade adeguate, ok, ma se non facciamo piste ciclabili obblighiamo la gente a prendere la macchina. Okay. Esatto. Senta. Anche perché la maggior parte degli spostamenti ormai è sotto i 10 km, quindi sotto i 10 km se sono 5 a gambe, se sono 10 con una bicicletta elettrica si fanno benissimo. Ascolti, in tempi ragionevoli. Consigliere, qui viene poi il tema però delle grandi opere, no? Sì. Allora, le ripeto, non è che facciamo quel giochino di fare trasmissioni nazionali, insomma, che stanno mettendo in croce sempre 5 Stelle sulla storia, la CAV, la TAV, tutte queste robe. Certo. No, io invece voglio parlare della nostra regione e soprattutto di quel territorio che va da Bologna a Ferrara fino a Cattolica, che è quello che noi seguiamo. Qui c'è bisogno di mettere mano alle 45, c'è bisogno la Ravignani chiusa. Non vado avanti.
qui c'è bisogno, tutti dicono che c'è bisogno di opere strutturali importanti. Voi come la mettete? Noi siamo a favore delle grandi opere quando e dove ce n'è bisogno. Allora, l'E45 è una grande opera che esiste e che va mantenuta. Il problema del blocco di questi giorni è che non si è voluto investire nella manutenzione ordinaria. E fra l'altro si è stati anche miopi, perché c'è un grosso problema: quel tratto che è stato chiuso non ha la viabilità alternativa, è stata abbandonata, cioè c'era la strada che era la ex Tiberina, che per noi è la provinciale 137, che arriva fino al confine della Toscana, poi dal confine della Toscana in avanti è diventata prima provinciale, poi è diventata comunale, e il comune di Pieve Santo Stefano non è riuscito a mantenerla in vita. Quello che noi diciamo è che i soldi vanno spesi nelle infrastrutture, ma soprattutto nella manutenzione della rete che c'è. Poi, se c'è bisogno, in alcuni casi, di aggiungere qualche strada o qualche collegamento, potenziarlo, sì, ma non costruire, buttare milioni perché si dice creano lavoro, ma anche la manutenzione crea lavoro. Senta, tra le grandi opere cui Romagna si parla tutti i giorni, da anni, c'è la nuova strutturazione del porto di Ravenna, cioè l'abbassamento dei fondali, lo sa quanto me. Abbiamo l'ipotesi del metro di costa, che sa che è il treno che partirebbe da Riccione, adesso la volgarizza, no? Che viene verso Cesenatico, per capirci. No? Insomma, voi rispetto a queste opere come vi collocate? Noi siamo favorevoli soprattutto sul trasporto del treno, potenziamento più che si può, la famosa cura del ferro. Il problema è che allora la metro di costa al momento a me sembra piuttosto uno slogan, anche perché al momento il metro di costa è il TRC che c'è stato fra Rimini e Riccione Cattolica, che già ha creato anche tante polemiche, perché probabilmente bisognava pensare a potenziare il treno, la linea ferroviaria, anche se lì ci sono grosse difficoltà. Stessa cosa, si parla di servizio metropolitano fra Bologna, Imo o fra Bologna e Ravenna. In questi giorni tutte le proteste dei pendolari, perché per velocizzare il servizio si sono chiuse le piccole fermate. Allora, se è un servizio metropolitano vuol dire che faccio tutte le piccole fermate cadenzate, altrimenti creo un servizio. Quindi se c'è da investire sul treno noi ci siamo sempre. Il porto anche, tanto che si è rimasti troppo indietro, soprattutto col trasporto ferroviario. Quindi gli investimenti che ci saranno per potenziare il trasporto ferroviario per le merci sono fondamentali, perché le merci devono passare dal trasporto su gomma al trasporto su ferro, altrimenti ci troviamo poi ingolfati, poi ci troviamo anche le strade distrutte, perché i camion non sono più quelli di 60 anni fa, quando magari molte opere stradali sono state progettate. Quindi anche un problema delle 45 è che quella strada è progettata forse anche per carichi e per numero di passaggi inferiore a quelle di oggi. Sì, ma lui, adesso scorriamo qualche immagine. Qui lei è in aula? Sì, qui eravamo in assemblea, era il momento del referendum, sul referendum costituzionale, nel quale noi abbiamo fatto campagna per il no, quindi abbiamo fatto un minimo di protesta. Quello anche di in aula, Renzi, per capirci. Esatto. E quella t-shirt che indossa? Era per testimoniare il nostro sostegno al no. Per quella riforma costituzionale che era per noi molto pericolosa. E senta, per tanti italiani. Nel vostro modo di essere, i simboli sono importanti, oddio, sono molto importanti anche per la Lega, penso alle felpe di Salvini, ma cioè tutti, posso dire, nella vostra generazione della politica l'immagine, i gesti simbolici, le parole sono importanti. È qualcosa che trova riscontro nella vostra gente? Cioè, oggi la politica è anche questo, Andrea? Sì, la comunicazione è importante, perché serve a ricoinvolgere i cittadini, perché prima la politica è stata vissuta molto come delega, molto come ingessata, chiusa nel suo palazzo, perché erano cose complicate per i bravi politici e i cittadini dovevano fidarsi. Invece migliorare la comunicazione, il far capire che cosa si fa, legando a volte anche dei simboli per attirare un po' più l'attenzione, questo secondo me ha smosso anche tanta gente e sta facendo riprendere un po' coscienza alle persone che la politica non è dei bravi politici ma è di tutti.
e questo è un po' anche la rivoluzione culturale che il Movimento 5 Stelle vuol portare avanti. Io la scelta che ho fatto di buttarmi un po' è stato quando Beppe Grillo venne a Cesena nel 2013 e uno dei messaggi che lanciò è: guardate che noi non vogliamo il vostro voto, noi vogliamo della gente che si dia da fare per il proprio paese, quindi se volete darci il voto datelo, però soprattutto datevi da fare voi. E quello è quello in cui crediamo, in cui credo, insomma. Lei è convinto della questione del reddito di cittadinanza? Sono molto convinto. Perché? Sono molto convinto perché in questi anni di crisi è successo che chi stava bene è diventato molto più ricco, quindi le persone più ricche, ma che sono poche, sono diventate sempre poche, sempre più ricche, e si è allargato invece uno strato di persone che hanno cominciato a sentire delle difficoltà dal punto di vista economico ed è aumentata molto la povertà. Oggi ci troviamo a 5 milioni di poveri che non trovano prospettive, perché in un momento di crisi magari tu perdi il lavoro e non hai occasione per rifarti. E non è perché sei vagabondo e vuoi stare sul divano, è perché di occasione non ce ne sono. Allora il reddito di cittadinanza ti dà questo sollievo per un periodo, ti dice: stai cercando lavoro in questo momento, ma non hai risorse, lo Stato ti viene incontro. E mette in moto tanti meccanismi virtuosi. Non ho capito tutte queste critiche che stanno piovendo in questi giorni, perché arrivano due tipi di critiche. Da una parte dicono: voi volete aiutare i vagabondi a stare sul divano. Ma io vedo che fino all'anno scorso in Regione Emilia-Romagna, ma anche in Italia, esisteva uno strumento che era il REI, in Emilia-Romagna declinato anche come RES, che dava degli aiuti a chi stava male, a chi aveva delle difficoltà, a chi era povero. Fra l'altro anche noi avevamo presentato per primi in Regione Emilia-Romagna una proposta di legge sul reddito di cittadinanza. Qual era il problema e il limite di questo strumento? È che era per una platea molto ristretta, quindi per poche persone, quelle estremamente in difficoltà e con pochi soldi. Il reddito di cittadinanza allarga la platea, perché in Emilia-Romagna prima il limite era 3.000 euro di ISEE, poi è diventato 6.000 euro di ISEE, adesso il limite è 9.000 e passa euro di ISEE, e quindi allarghiamo la platea. E poi il REI in realtà proponeva uno strumento di attivazione di tipo sociale, nel senso eri seguito dagli assistenti sociali che ti davano alcune proposte di attivazione sul tuo territorio o ti seguivano. Il reddito di cittadinanza cerca di avviarti al lavoro, cerca di dirti: ti aiuto a riformarti, ti aiuto a rimetterti sul mercato del lavoro. Vediamo un'altra immagine. Qui siamo. Questa qui ha la celebre t-shirt gialla. Quella. Esatto, qui eravamo quest'anno a Roma 2018 a Italia 5 Stelle, e dove qui stavo raccontando un po' le cose che stavamo facendo. Penso che stessi parlando anche qui di gioco d'azzardo ed ero un po'. Sì, sì. Mi sbaglio, raccontavo. O alla sua sinistra c'è Raffaella Senso? Esatto, c'è Raffaella Senso, è mia collega, invece dall'altra parte c'è Silvia Piccinini. Raffaella viene dalla Rovinese. Piccinini è consigliere regionale anch'essa. È consigliere regionale della provincia di Bologna. Della provincia di Bologna. Senta, con tutti questi look, tutti questi bei ragazzi, mi permetto di scherzare. La ringrazio del complimento. No, bei ragazzi, soprattutto belle ragazze. E soprattutto. Non si illuda. Cioè, esatto. Perché gli spettatori ed io ci vediamo, no? Quindi soprattutto belle ragazze. Bella ragazza, un diminutivo, tra l'altro conosco le due consigliere, soprattutto la Senso, e donne di grande intelligenza, per carità. Certo. Assolutamente. Senta. Siete stati notiziati del fatto che si vota anche per la regione quest'anno? Certo, lo sappiamo molto bene, sappiamo che questa legislatura scade a novembre di quest'anno e quindi noi ci stiamo preparando, stiamo cominciando a raccogliere le idee, a costruire il programma, perché noi partiamo dal programma e poi dalle persone e poi con calma arriveremo anche a scegliere chi dovrete mettere insieme anche un candidato, sì, sì, alla presidenza. Ma ci arriveremo. Ma secondo lei il candidato alla presidenza potrà essere, così a grandi linee, dai, che sto qui a sfrugugliare, per avere un'idea, qualcuno che viene da esperienze importanti come le vostre, o magari qualcuno, come si dice, della società civile, insomma, che tipo di criteri userete?
Il criterio è sempre quello, noi apriamo le candidature alla società civile, a tutti, quindi sul nostro sistema, che è russo, si possono candidare tutti sempre con quei requisiti che dicevo prima, quindi non aver fatto più di due mandati, un mandato, e essere incensurati e poi insomma condividere le idee e il programma. A quel punto ci si candida lì sopra. E anche nelle regionarie, noi le chiamiamo regionarie, che si sono fatte nelle regioni qui vicine, in Abruzzo, in Piemonte recentemente, si vota per base provinciale, quindi chi sarà nella provincia di Forlì Cesena potrà scegliere i candidati di Forlì Cesena. Allora scherzo un po'. I guarda. Maggiori candidati. Senta, sì. Scherzo un po'. Il sistema si chiama Rousseau, io mi chiamo Rousseau Manno. No? Esatto. Sono incensurato, non ho mai fatto nemmeno un mandato. Cioè, la buona notizia per lei e per i cittadini è che sono troppo vecchio, quindi cioè, posso dire. Beh, no, invece non ci penso, l'esperienza serve. Sì, ma non ci penso nemmeno, ma non. Per carità, sì. Non per mancare fiducia del Movimento 5 Stelle, per carità, ma perché scherzo un po', non sarebbe sta battuta. No, nel senso che però c'è la possibilità, lei dice, a chiunque di costruire un proprio percorso, condividendolo sì. Con... Ok. Senta, secondo lei, se dovesse dire qualcosa che nella regione Emilia-Romagna, nella politica della regione Emilia-Romagna... Sì. Una cosa, la prima che viene in mente, che va cambiata senz'altro, e glielo chiedono al bar, a gambetto agli amici, lei cosa direbbe? Io direi che va cambiata la politica, nel senso che noi veniamo da una regione che è stata governata sempre da una stessa parte politica, che abbia governato bene, che abbia governato male, alcune cose le ha fatte bene, molte cose secondo me le ha fatte male. Il problema è che non avendo mai avuto un'alternanza si è stratificata una rete e un modo di ragionare che non permette una vera e propria innovazione. E quindi per me l'importante in questo momento è il cambiamento e scardinare un po' quella rete di consuetudini, di abitudini, non voglio dire di favori o di controfavori, però diciamo questa rete che tiene ferma la nostra regione. E il Movimento 5 Stelle questa novità la sta portando molto nei comuni dove siamo entrati con grande difficoltà, penso a Imola e penso a Cattolica. Abbiamo dovuto scardinare un sistema, stiamo cercando di scardinare un sistema che si rivolta anche un po' contro il cambiamento, perché vedo soprattutto a Imola, dove sono stati un po' avvelenati i pozzi, dove chi c'è attorno cerca di frenare il cambiamento, come quando da noi si dice la biscia ti si rivolta contro. Ciao Lutano. Senta, l'ultima domanda è, mi permetto di scherzare un po', di stampo intimista. Allora, sì. Lei torna a casa da Bologna la sera, sì. No? Allora, sua moglie fa il medico, oltre che essere una persona più simpatica, sto scherzando, più bella di lei, no? Insomma, fa anche il medico. Lei, quando torna a casa, combina qualcosa, fa qualcosa o sta solo al computer a interloquire col sistema Rousseau? Cosa pensa di fare? Allora, ci sono varie versioni. Io dico che faccio qualcosa, a casa mia dicono che sono troppo sempre attaccato al cellulare. Ho capito, insomma. E forse hanno un po' ragione. Secondo me, sa, se gli altri sono cinque... E lei è da solo, certo. Qualcosa fa pensare. Consigliere, è stato un piacere averla con noi. Grazie. Davvero, quando la sua agenda gliela consente, torni a trovarci, che riprendiamo tante chiacchierate che dobbiamo fare. In bocca al lupo per tutto e alla prossima. Grazie, anche a voi buon lavoro.